Gwendalina è sull'isolotto di fronte non a voi. Non ci credo manco se la vedo. Non ci credo. Vorrebbe venire lì e abbracciare appunto suo fratello. Ma come sapete all'isola c'è un ma. Quindi Mercedes, ti farò una domanda. Se tu accetti di trasferirti su quell'isolotto dove si trova Gwendalina e passare una settimana da sola, perché farete il cambio, tu andrai sull'isolotto. Accetto. E Gwendalina, accetti di fare questo sacrificio? Accetto, sì. Quindi sei pronta a salire su quella barca che si trova dietro di te e raggiungere l'isolotto? Sì, accetto. Aspetta, aspetta un attimo. Intanto ti faccio parlare con Gwendalina, vi faccio sentire la sua voce. Non so se riuscite a sentirla. Edo! Femi! Edo! Sono lì! Dov'è? Dov'è? Ma dov'è? Non avete capito, mi hanno messo sull'isolotto! Ma dov'è? Questi sono matti, mi hanno fatto tornare! Edo! Ragazzi, io non so che vi hanno detto di fare, però io sono sull'isolotto, sono tornata solo per stare una settimana, penso, però non so, a me mi deve fare qualcosa.